Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei parlare con voi della mia esperienza con la spesa online, ma non sto parlando di acquisti online, cioè quelli che vengono fatti su eBay, su Amazon, su vari siti, insomma, dedicati agli acquisti online, ma acquisti di generi alimentari, quindi proprio i supermercati online. Siccome ultimamente ho avuto spesso questo tipo di esperienza, perché ho fatto spesso acquisti in questi supermercati online, ho pensato di fare un video e di condividere con voi la mia esperienza, sperando di darvi anche dei consigli che magari possano essere utili. Innanzitutto io ho provato una serie di supermercati online. Mi sono trovata abbastanza bene con tutti, ma in alcuni casi ho avuto qualche piccolo problema. Andiamo con ordine. Il primo supermercato dal quale io ho fatto la spesa online si chiama Supermercato 24 e su questo ho fatto un video in cui vi spiegavo bene come funziona, quindi magari ve lo lascio linkato da qualche parte. Comunque, brevemente, questo supermercato permette di scegliere alcune catene particolari di supermercati che sono presenti nella vostra zona. Voi scegliete quello che volete, fate la spesa, vi ordinate tutti i prodotti e poi vi verrà dedicato uno shopper, quindi una persona che farà per voi gli acquisti e che ve li porterà poi a casa. Nel mio caso, mi sono sempre trovata veramente benissimo con questo tipo di supermercato. Lo shopper è sempre stato gentilissimo, ha sempre telefonato quando i prodotti ordinati non erano disponibili, magari mi ha chiesto se volevo sostituirli con qualche altro prodotto. È sempre stato molto molto gentile e molto puntuale. I prodotti sono sempre arrivati in ottime condizioni. E insomma, di questo sono soddisfatta, però ultimamente questo servizio nella mia zona è stato sospeso e quindi non posso più ordinare da questo supermercato. Su questo io vi dico, ovviamente va molto ad esperienza personale. Io mi sono trovata bene perché ho trovato una persona comunque competente, una persona gentile, una persona che ha scelto i prodotti con la massima cura. Ovviamente, essendo un'altra persona che fa la spesa al vostro posto, può anche capitare che magari questa persona non sia altrettanto scrupolosa e quindi questo va un po' a fortuna, secondo me. Poi un altro supermercato dal quale ho acquistato e nel quale mi sono trovata veramente bene è Basco. Basco fa la spesa online, però ci sono delle cose che mi piacciono poco. Ad esempio, quando si fa la spesa su Basco bisogna spendere almeno 50 euro. E questo a me piace poco perché molto spesso magari ho bisogno di poche cose, però magari in quel momento non posso uscire e Basco è un po' preclusa perché 50 euro magari non li spendo sempre, quindi sono un pochino svantaggiata, diciamo, se devo comprare meno cose. Però Basco mi piace tantissimo perché ha una scelta molto ampia di prodotti, quindi c'è il pesce fresco, il pesce surgelato, la carne, il pollo, veramente qualsiasi prodotto io su Basco l'ho sempre trovato e quindi insomma è quello che mi piace di più. Inoltre i prodotti arrivano con un camion, diciamo, refrigerato, quindi anche i freschi rimangono al fresco fino all'ultimo momento. Insomma, è un supermercato che mi piace tantissimo. Poi sono sempre molto gentili perché qualora ci fossero dei ritardi nella consegna, avvisano, quindi chiamano per telefono e avvisano del ritardo. È capitato poche volte in realtà che fossero in ritardo, però quando è successo sono sempre stata avvisata. E poi un altro supermercato dal quale ho acquistato è Carrefour e Carrefour fa consegna a domicilio e in questo caso si tratta proprio di contattare il supermercato telefonicamente oppure via internet e ordinare dei prodotti e c'è una persona che li consegna e lì non c'è un limite di spesa. Magari per 2 o 3 euro non fatelo, però comunque anche 10 euro soltanto i prodotti comunque vengono consegnati. E anche qui mi sono trovata sempre molto bene, la massima puntualità, la massima qualità dei prodotti, quindi tutto molto positivo. Quindi questi tre supermercati mi hanno lasciato un'esperienza positiva, quindi sono soddisfatta e sicuramente farò di nuovo acquisti online utilizzando questi tre servizi. C'è un altro supermercato che io ho provato con tanto entusiasmo, ma che invece non mi ha soddisfatta, ed è un supermercato che si chiama Cicalia.
Praticamente si possono acquistare prodotti alimentari online, anche freschi, e questi vengono consegnati a domicilio in 24 ore al massimo. E non si tratta di un supermercato presente nella mia zona, ma si tratta proprio di uno store online che vende alimentari e che poi li porta a domicilio. Il problema però è stato che io non sono stata molto fortunata perché ho ordinato i prodotti. Loro ti dicono che se tu ordini entro le 10:30 ti vengono consegnati 24 ore dopo. Io ho ordinato addirittura alle 9 del mattino, quindi molto tempo prima rispetto al limite delle 10:30, ma i prodotti non sono arrivati dopo 24 ore e non sono stata avvisata telefonicamente, quindi a me questa cosa non mi è piaciuta. Io ho contattato insomma al supermercato perché c'è comunque un numero di telefono, ho chiesto spiegazioni, mi hanno semplicemente detto che probabilmente era in ritardo e che poi mi avrebbe contattato nel momento in cui avrebbe potuto portarmi la merce. Io ero abbastanza scocciata anche perché ho fatto presente che c'erano anche dei prodotti freschi, quindi insomma avevano magari una data di scadenza e nelle date di scadenza un giorno può essere comunque importante, quindi insomma ero un po' scocciata. Ovviamente non ve l'ho detto, ma il corriere che vi consegna la merce fresca ha un camion refrigerato, quindi le cose comunque stanno al fresco, non è tanto quello il problema, però il problema è che se io compro uno yogurt e mi deve arrivare domani, tu invece che domani me lo porti fra 2 o 3 giorni, magari lo yogurt potrebbe essere scaduto o potrebbe essere troppo vicino alla scadenza, quindi è per quello che non mi è piaciuto. Poi insomma è arrivato in ritardo di 3 giorni in realtà, quindi non dopo 24 ore, e diciamo che non sono soddisfatta di questo servizio. I prodotti poi andavano bene, erano freschi, erano in buono stato, le scadenze non erano così ravvicinate, quindi comunque questi 3 giorni non hanno comportato particolari problemi a livello di prodotti e di scadenze. Però è proprio una questione di principio. Non mi è piaciuto il servizio, non mi è piaciuto il fatto che non mi abbiano avvisato del ritardo nella consegna, non mi è piaciuto come hanno gestito comunque la consegna, come hanno gestito anche il rapporto con me che ero la cliente, perché non sono stati molto collaborativi, non mi hanno dato tante spiegazioni quando ho chiesto come mai c'era questo ritardo. Quindi insomma, cicaglia, pollice in giù e non credo che acquisterò più con loro. Ripeto, non per la qualità dei prodotti, ma perché non mi è piaciuto il servizio. Invece Basco, Carrefour e Supermercato 24 io ve li consiglio se non potete uscire di casa, se avete bisogno di fare la spesa, se anche magari siete semplicemente stanchi e non ne avete voglia e avete bisogno di comprare qualche cosa, questi 3 supermercati sono veramente ottimi, hanno un ottimo servizio. Ovviamente tenete sempre presente che quando qualcuno fa la spesa al posto vostro, può anche capitare che non siate fortunati e di trovare una persona che magari non ha tutta questa cura nella scelta dei prodotti. Però io credo, anche in base all'esperienza che ho avuto io, che le persone che si occupano di questo vengano istruite e in qualche modo scelte per far sì che poi i prodotti, insomma, vengano presi con la massima cura e vengano, insomma, scelti nel migliore dei modi. Quindi la mia esperienza è positiva. Io questo lo dicevo soltanto perché ovviamente parlo solo della mia esperienza e non posso generalizzarla a tutto il mondo, però la mia esperienza è stata assolutamente positiva in questi 3 supermercati e negativa purtroppo per il tipo di servizio con Cicalia. Io comunque nell'info box vi lascio i link di tutto quello che vi ho citato in questo video, quindi tutti i supermercati, anche Cicalia, perché giustamente magari volete provare, non è detto che il fatto che io non mi sia trovata bene significhi che anche voi non vi troverete bene. Quindi io vi lascio tutto in info box. Vi invito a commentare il video qualora abbiate delle domande, qualora vogliate chiedermi dei chiarimenti. Ah, una cosa importante che non ho detto è che il pagamento può essere effettuato sia online con carta di credito prima che la merce vi venga consegnata, sia direttamente alla consegna in contanti oppure alcuni supermercati anche con il bancomat. Quindi è una cosa veramente molto molto comoda e ovviamente vi portano poi lo scontrino.
Bene, mi fermo perché ho parlato tantissimo, ho perso la cognizione del tempo e non so quanto è durato questo video. Io vi do appuntamento alla prossima, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.